Allora, anche io non li ho contati, so che ne hanno chiusi 22, che ne sono stati chiusi 22, quello è un dato certo, che poi siano, credo, una decina, 10, 15, non so quanti sono i pubblici, però i 22 sono certamente stati chiusi e mi interessa di più sapere quanti ne ha chiusi Vendola dopo aver detto nel 2005 che li avrebbe riaperti tutti quanti. Ne ha chiusi 22 ed è già un dato di fatto. In secondo luogo, io per la sanità, guardate, prima ancora di dire che cosa si deve fare in futuro, perché pure noi vorremmo la deospedalizzazione, vorremmo i reparti di lunga degenza, vorremmo che non ci fosse il precariato, vorremmo che tutte le persone della sanità service trovassero un'occupazione e secondo noi possono trovarla se si opera nel settore del socio sanitario e quindi anche nella riconversione attraverso una buona formazione professionale nella riconversione di quelle professionalità che attualmente ci sono. Però io per la sanità partirei da una vera e propria due diligence, cioè io devo sapere esattamente che cosa c'è nella sanità, chi ha speso tanto denaro, come è stato speso. Mi ripeto ancora una volta, avendo fatto parte della commissione d'inchiesta sulla sanità, ho letto e scritto tutti gli sprechi che sono stati fatti. Mi chiedo il motivo per il quale, sapendo già da diversi anni che gli appalti sono stati fatti in maniera inappropriata, diciamo così, che le proroghe dei contratti sono stati fatti in maniera altrettanto inappropriata, che della stabilizzazione si è parlato, dalle intercettazioni telefoniche che sono scritte, si è parlato solo sotto elezioni. Allora, cominciamo a guardare tutti gli sprechi, risparmiamo sugli sprechi e poi pensiamo a fare le cose che vanno fatte per rispondere in termini concreti all'esigenza della sanità. D'altra parte il taglio che ci è stato fatto non a caso, ma è stato fatto perché abbiamo avuto una pessima gestione della sanità. Quindi i cittadini pugliesi sono penalizzati 30 volte la sanità che non risponde in termini di servizi, gli sprechi e le ruberie che sono state fatte, per dirla come va detta, sulla sanità, il taglio al quale siamo stati obbligati e le tasse che abbiamo dovuto pagare in più a causa di una pessima gestione della sanità. Rossi, velocissimo. Allora, noi al taglio non siamo obbligati. Questa è una pessima politica di Renzi, quella di continuare con la politica dei tagli, del rigore, dell'austerity imposta dall'Europa. Ha tagliato altri 2 miliardi e passa di euro, tra cui 250 milioni alla sanità pugliese. Allora, il primo atto è che il governatore, e se sarò io governatore della Regione Puglia, mi rifiuterò di applicare questo taglio. Occorre aprire un braccio di ferro col governo nazionale, per un semplice motivo: il Renzi sta continuando un'opera di distruzione dello Stato sociale, lo sta facendo anche con la scuola, lo ha fatto con i diritti dei lavoratori, adesso continua a tagliare sulla sanità. Tagliare altri 250 milioni di euro alla sanità significa peggiorare ancora i servizi, abbassare le prestazioni e significherà anche aumentare ticket e super ticket che sono già altissimi, aumentare le liste di attesa. Va invece invertito assolutamente il modello, cioè noi dobbiamo sapere che non è più possibile tagliare alla sanità, perché ormai siamo ridotti, diciamo, ai minimi termini, anzi lì occorrono investimenti sia in strutture, in tecnologie, oltre che ovviamente a una ristrutturazione del sistema sanitario. Da questo punto di vista il nostro primo obiettivo quindi è respingere al mittente questi tagli. La Puglia non può più sopportarli, perché i 7 miliardi di euro, se dividiamo 7 miliardi di euro per 4 milioni e parte dei cittadini, stiamo parlando di circa 1700 euro pro capite, tra le 1700 e le 1800 euro pro capite. Questa è la quota molto bassa che viene destinata per la salute ai cittadini pugliesi. Quindi eliminazione, io invece rilancerei eliminare il super ticket e una forte riduzione delle liste di attesa, perché altrimenti abbiamo una sanità sostanzialmente pubblica ma nella realtà privata, cioè chi ha la possibilità di pagarsi i costi sanitari si cura e chi non ce li ha è lasciato solo. Chi Puglia ha la stessa proposta dell'altra Puglia, lo sa lei, no? Riduzione dei ticket, riduzione non diciamo di abolizione del ticket, proprio il primo atto che vado a fare è l'abolizione del ticket. Guardate, noi dobbiamo partire dal fatto che l'85% del nostro bilancio è delegato alla sanità. Il bello è che negli ultimi 7 anni il PD ha cambiato 5 assessori regionali alla sanità, ci sarà pure un motivo, non credo che li abbiano cambiati così, ma alla sanità è il
e lo zoccolo 2 perdente del PD regionale. Quali servizi a fronte di questo 85% di cittadini pugliesi hanno ricevuto in questi ultimi anni? Zero. Gli ospedali sono meno di 50, molto meno di 50, ma c'è anche lì confusione, sapete perché? Perché per esempio c'è l'ospedale della Murgia, ma l'ospedale della Murgia consente anche a due succursali della Vina Altamura di tenere alcuni reparti aperti, quindi non c'è neppure un riordino in questo stato. Le liste d'attesa si possono abbattere anche rapidamente se io metto alla pari competitivo, pubblico, privato e convenzionato. Il cittadino deve essere libero di poter scegliere dove andare, non che il cittadino oggi è costretto ad andare a Matera per avere l'attacco alla risonanza magnetica in 3-4 giorni, là si ha, però poi la regione Lucana, la Basilicata, chiede il rimborso alla regione Puglia. Noi abbiamo l'anno scorso anno registrato 51.000 puglisi che sono andati a ricoverarsi, a prestare le loro per le terapie fuori regione. Sapete che significa? Circa oltre 400 milioni di euro che la regione Puglia ha pagato per le altre regioni, arricchendo le altre regioni. Gli sperperi, ma guardate, voi l'avete detto, c'è uno sperpero per esempio di un ASL di Foggia, tanto per non fare nome, su un disinfettante che è costato 1.500 euro a fronte di 50-60 euro. Vogliamo intervenire lì? Se io vado a rimuovere anche alcune incrostazioni oramai consolidate da parte della regione che riguardano gli enti e quant'altro, guardate, già ho 100 milioni di euro disponibili immediatamente, perché per la vendita degli immobili è stata creata dalla regione Puglia una società che si chiama Puglia Valore Immobiliare, da 3 anni in piedi. Ve l'ho inviato ieri, come vi ho inviato ieri i 9 punti che voi naturalmente non avete ancora messo, dove dico per cortesia mettete i 9 punti essenziali da fare entro 2 anni, mi dimetto se non ne faccio manco uno di questi, ma anche uno solo salto. Tutto questo è possibile realizzarlo, però occorre davvero una consapevolezza di come poter affrontare, anche sotto l'aspetto della sburocratizzazione. Ma vi sembra giusto che una paziente affetta da cancro debba andare a chiedere il rinnovo della prescrizione del farmaco antitumorale che deve assumere per 5 anni? Ma siamo impazziti, questa è la verità. Grazie professore, velocissimamente. Non so, tanto la cosa, io credo 100 punti di diagnosi e di abilitazione, 100 punti di diagnosi e di abilitazione, sapete, no, ci sono i soldi, devo togliere ASL, aziende, società, abbiamo un programma ben fatto, per favore, hai detto che volevi togliere il ticket e investire il risparmio nelle, questa cosa devi però anche dal ticket io vado a risparmiare 40 milioni perché sono 4 se togli il ticket. Sì, ma stanno già i soldi, anche Rizzi e Marifio, perché qui dobbiamo parlare di altri. Scusami, per favore. Stanno già i soldi, perché tu mi devi dire perché gli aeroporti pugliesi, hai pagato 41 milioni di euro negli ultimi 3 anni, quando permette... No, gli aeroporti pugliesi li ha pagati la regione per pagare gli stipendi, per pagare i servizi. Ascoltami, io, regione, che sono andato una cammonina. Scusate, però siamo in streaming, abbiate pazienza, dobbiamo far parlare tutti, dobbiamo sentire anche Rizzi e Marifio. Allora io credo che questo piano di attacchi alla sanità, quindi con la riduzione dei fondi che vengono dati alla Regione Puglia, sia un attacco complessivo che si lega appunto all'attacco alla scuola pubblica, all'attacco al territorio, all'attacco alla sanità. Noi siamo stati tra i pochissimi a contestare il piano di riordino sanitario che ha cancellato, cioè 22 ospedali pubblici, cui 5 nel Salento, ospedali storici come Bitonto, Spinazzola, Canusa, Taglio di Pronto Soccorso, ha cancellato 2.500 posti letto e chiusi interi reparti. Se noi ragioniamo in un'ottica appunto ragionieristica come creazione, come sanità in quanto merce, a quel punto rientreremo nella logica dei tagli e quindi della gestione, come dire, di un sistema quasi aziendale. La sanità per noi non è una merce ma è un diritto, e per questo crediamo che mettersi, costruire un'alternativa e quindi un'opposizione diretta al governo Renzi, quindi a questa logica di austerity che cancella ulteriori finanziamenti alla sanità. 2, contestare, quindi bloccare
il piano di riordino sanitario varato dalla giunta di centrosinistra, tentando a quel punto, piuttosto che le casse della salute, io riaprirei in controtendenza, perché è un segno di rottura. Noi non siamo una forza di gestione, diciamo, di quello che c'è, noi siamo una forza di rottura. A quel punto, riaprire gli ospedali pubblici, non aspettare la creazione di casse della salute, se ci saranno, al momento non c'è neanche l'ombra, e riattivare i posti letto. Perché anche rompendo con la logica di chi ha poi avallato il taglio di questi ospedali, dicendo non possiamo avere l'ospedale sotto casa, però non vorrei che si arrivasse come in Africa, dove il primo ospedale utile è a 100 km quasi. Marigio. Detto questo, concludi. L'ultimissima cosa, sì, chiudo. Detto questo, credo che sia indispensabile quindi il rilancio della sanità, perché in sostanza quello che si è fatto da Fitto a Vendola non va assolutamente bene, soprattutto per chi poi si vede, come dire, la privatizzazione della sanità. In questo ci sta anche la chiusura e la cancellazione, più che equiparare pubblico al privato, anche delle convenzioni con i privati che costano tantissimo. Marigio. Rispondo alla seconda domanda, non so quanti ospedali ci sono in Puglia, però so una cosa certa è che ad ogni campagna elettorale c'è qualche parlamentare che vuole inaugurare un ospedale nuovo, comunque. Sì, questo è vero. Adesso è rimasto solo Rizzi, inaugurare l'ospedale. Facendo il nostro programma, cioè, abbiamo anche ascoltato diversi medici, abbiamo anche ascoltato diversi medici, e al di là Emiliano, e al di là, eh sì, lo so, poi andiamo a mangiare una pizza insieme, scherziamo. E al di là della questione degli sprechi, come diceva il professor Schittulli, i medici, chi opera nel settore, reclama una cosa: la maggior parte delle patologie sono quelle che vengono dall'inquinamento, patologie tumorali, endocrine, cardiovascolari. Come la nostra priorità di governo annullare proprio le fonti inquinanti. Noi abbiamo visto uno studio dell'Università di Firenze, parlava soltanto della provincia di Taranto, costi sanitari solo nella provincia di Taranto sono 282 milioni di euro. Ecco, noi crediamo che con l'annullamento delle fonti inquinanti, e poi logicamente un nuovo sviluppo economico tramite altre fonti, paga, chi inquina paga, quello che ho detto prima, eccetera, però è prioritario annullare le fonti, perché la sanità esiste perché ci sono i malati, cioè è una cosa abbastanza ovvia e normale. Dobbiamo annullare le fonti inquinanti, parte tutto da questo processo. Noi sappiamo come fare. Ok, sì. Sì, uno dei freni storici allo sviluppo di questa regione è senz'altro il radicamento della criminalità. Volevo capire i vostri orientamenti in materia di sicurezza, quali fossero, tenuto conto che ormai sono sempre di più i piccoli imprenditori costretti a chiudere ogni attività e a scappare letteralmente dalla nostra regione, oltre al fatto che sono pochissimi gli investimenti che vengono da fuori nella nostra regione, e il motivo essenziale è proprio la paura della criminalità. Per cui, al di là della percezione, diciamo così, diffusa del singolo cittadino, c'è anche questo che è un freno economico. Volevo capire i vostri orientamenti in materia. Allora, innanzitutto io credo che la Regione Puglia ci debba ancora una volta, come per altre questioni non risolte, mettere la faccia direttamente. Non può dire, siccome non è di mia competenza la repressione diretta della criminalità, allora lascio ad altri la partita. Abbiamo la possibilità di fare quello che abbiamo fatto in piccolo nell'amministrazione comunale di Bari. Siamo stati il primo comune italiano a costruire un ufficio ad hoc che costruisse una strategia della repressione criminale, diciamo dell'antimafia sociale, secondo gli insegnamenti di Don Luigi Ciotti, di Libera e
delle organizzazioni connesse che cercano di costruire anche dentro le amministrazioni comunali progetti simili. Ovviamente abbiamo l'idea di fare presso la presidenza della Regione Puglia un osservatorio che tenga il luogo e sia il comando generale di queste operazioni. Utilizzazione dei beni confiscati alla mafia, organizzazione e coordinamento delle associazioni anti-racket, soprattutto diretto contatto con tutte le forze dell'ordine per ottenere anche da queste ultime, devo dire, falcidiate da mancanza di sostituzione delle persone che sono andate in pensione e da tagli micidiali, quindi costruire quel rapporto di fiducia anche con le forze dell'ordine che possa consentire anche di ritrovare un po' di fiducia nelle istituzioni. La Regione Puglia ha lavorato molto negli anni passati per rafforzare anche l'attività della magistratura, finanziando progetti di informatizzazione del fascicolo processuale. Bisogna insistere nel dialogo e costruire quindi la politica criminale della Regione Puglia. Questo non è mai stato fatto fino ad oggi, una politica criminale ovviamente non preventiva o giudiziaria, ma di natura sociale, e questa cosa si può fare, l'abbiamo fatta in molti quartieri della città di Bari, e sarà molto complesso farla in 258 comuni, con una specifica attenzione alla sicurezza delle campagne. Le campagne pugliesi sono diventate un po' terra di nessuno e bisognerà trovare il modo tra gli istituti di vigilanza, le forze dell'ordine ed altre iniziative, compreso l'utilizzo di nuove tecnologie, mi riferisco a droni, satelliti, cercare la maniera di avere il controllo delle campagne e anche dei luoghi, per esempio come la foresta del Gargano, la foresta umbra, nella quale è assolutamente necessario evitare che la criminalità si insedi e scoraggi gli investimenti. La criminalità organizzata effettivamente è una delle ragioni, assieme alla burocrazia che non funziona, a scoraggiare gli investimenti dall'estero. Rizzi e Popoli Bottone. Sì, rispetto al discorso criminalità, francamente sul discorso legalità e tutto il resto, io tenderei un po', come dire, a separare anche i campi, per dire sicurezza. A me viene ad esempio la sicurezza sul lavoro, ad esempio, come prima cosa, e quello rientra al di là della sicurezza che in genere viene utilizzata anche da forze di destra. Di destra in maniera, come dire, anche propagandistica. La sicurezza sul lavoro, ci sono molti lavoratori che muoiono, ne è morto uno un mesetto fa circa. Io punterei più che altro su quello, perché chiaramente si tratta di azioni preventive che vanno fatte contro una forma di deregulation anche in quel campo, nel settore lavorativo, che colpisce chiaramente i soggetti più deboli. Sul discorso dei mancati investimenti di chi verrebbe qui, francamente, se gli investitori sono quelli che vengono qui, sfruttano soldi pubblici e poi delocalizzano, direi meglio che si stessero a casa. Questo in cosa parleremo dopo. Senatrice Polibertone. Ma io partirei da un dato di fondo: la sicurezza viene a mancare quando non c'è soprattutto il lavoro e lo sviluppo, e quindi comincia a crescere diffusamente quella micro e macro criminalità che poi attanagliano le nostre zone e danno un'immagine anche all'esterno di una regione nella quale non si investe anche non solo, ma anche per mancanza di sicurezza. Io non penso che dobbiamo, comunque, come amministratori regionali, dobbiamo esercitare dei compiti e delle funzioni che sono assolutamente da Procura della Repubblica. Procura della Repubblica fa una cosa, le amministrazioni regionali ne devono fare assolutamente un'altra, e quindi hanno il compito di creare le condizioni per evitare che ci sia la criminalità. Quindi io credo molto nello sviluppo economico del territorio, per evitare che ci siano conflitti sociali. Penso ad un utilizzo molto oculato, importante, anche qui coordinato possibilmente a livello territoriale, a proposito dell'uso di fondi in maniera sinergica sul nostro territorio. Penso ai tanti PON sicurezza che io ho visto con danari assolutamente sprecati, quando invece si sarebbero potute fare delle cose che potevano rimanere sul nostro territorio. Da sindaco
avevo ottenuto anche un finanziamento di un PON sicurezza per un campo Rom che io volevo fare invece come cittadella per i Rom, per fare in modo che ci vivessero e che ci potessero lavorare, utilizzando una masseria che era stata sottratta alla criminalità organizzata. Okay. Poi, la ricca è più scrittura. Diciamo che ci sono state delle cose differenti. Poi scusatemi, ci sono anche tanti sportelli anti-usura, anti-racket. Vogliamo andare a verificare se funzionano? Io trovo che sia compito della prefettura innanzitutto cercare di mettere insieme tutte queste realtà che esistono sul territorio, raccordandosi anche con la regione. La regione crea sviluppo, la prefettura e gli organi preposti guardano di più alla sicurezza. Okay. Molto impegnativa. E della sentiamo la Laricchia, sentiamo Antonella Laricchia e poi Schitturi. Sì. Allora, proprio perché la regione è limitata nel suo tipo di azioni in questo settore, io vorrei parlare chiaramente dell'impegno proprio del nostro gruppo politico, sia chiaramente da governatori che in Parlamento, con cui siamo in continuo contatto. Prima di tutto alle forze dell'ordine noi abbiamo bisogno davvero di dare più fondi, cioè questo è uno Stato che preferisce sprecare 3 miliardi di euro e mezzo all'anno in armamenti e non riesce invece ad acquistare i giubbotti antiproiettile per i propri poliziotti. Ovviamente qui c'è qualcosa da rivedere e noi nella nostra azione parlamentare abbiamo più volte fatto questa proposta di cambiamento di rotta. In secondo luogo io ho incontrato alcuni poliziotti che mi hanno suggerito per esempio l'esistenza di alcuni software in grado proprio di prevenire una serie di reati seriali, cioè che si ripetono. Uno di questi è proprio il racket, nel senso che sono già delle realtà nella procura di Milano per esempio, riescono semplicemente con un database che tiene conto di qualsiasi dettaglio di uno o più delitti a capire dove presumibilmente accadrà il prossimo, tanto è vero che poi la forza di polizia si fa trovare nel luogo previsto e l'80% delle volte è riuscita proprio a sventare i reati. Ecco, secondo noi andrebbe fatta una valutazione dei brevetti esistenti in tal senso e appunto vanno riformate, vanno suggerite alle nostre procure, ai nostri questori, chi poi deve dotarsene. È importante agire anche nel reinserimento sociale degli ex detenuti, proprio perché appunto purtroppo la criminalità e anche il nostro reddito di cittadinanza va in questo senso. Purtroppo si ha un aumento e vanno in parallelo la povertà, l'aumento della povertà e della crisi con l'aumento della criminalità, quindi è giusto anche intervenire in questo effetto, in questa concausa che appunto porta all'aumento della criminalità. Quindi queste sono le nostre 3-4 proposte più concrete. Ma io partirei da 3 iniziative. Intanto mettere in rete con le prefetture attraverso una pianificazione non occasionale o emergenziale, cioè di quando capita l'episodio, tutte le forze dell'ordine, comprendendo anche i vari corpi vigilanti, sino per esempio anche all'utilizzo della stessa polizia provinciale che oggi è un po' fuori gioco. Secondo, ampliare i sistemi di sicurezza partendo dai punti più sensibili attraverso anche un protocollo d'intesa, un accordo tra la regione e l'ANCI e i vari comuni. Terzo, un impegno anche culturale, civico, a partire dalle scuole. Allora io penso che bisogna distinguere nella criminalità tra la criminalità organizzata e quella la delinquenza ordinaria. Sulla criminalità organizzata noi lo dobbiamo dire chiaramente, i referenti della criminalità organizzata molto spesso sono la politica. Cioè la criminalità organizzata tende ad infiltrarsi in tutti i gangli della società, ha interessi diffusi e i referenti molto spesso sono appunto i politici. Quindi la prima cosa che la politica deve fare è un'operazione seria, non semplicemente affidarsi alla magistratura, perché quando evidentemente, come ha detto prima il giornalista, se ci affidiamo esclusivamente alla magistratura, la politica ha già fallito. La politica deve avere gli anticorpi per poter tranciare questo cordone che ormai si sta rinsaldando fra politica, affari e criminalità organizzata. Abbiamo comuni sciolti per inquinamento mafioso, abbiamo evidentemente degli interessi molto forti. E poi sulla questione della criminalità, quella ordinaria, lì bisogna ricreare appunto le condizioni per un recupero sociale di tutte delle persone che evidentemente delinquono anche per
perché purtroppo la crisi mette loro in determinate condizioni. Questo non significa assolverli, ma la politica deve creare le condizioni perché queste persone possano avere un'occupazione, un reddito. Ma il gioco velocissimo, velocissimo, anche perché comunque sono d'accordo con la maggior parte di chi mi ha preceduto. Effettivamente la politica non si può neanche sostituire alla procura e alla magistratura, però come diceva qualcuno prima, in ogni diciamo, apparato della politica ci deve essere un'etica della responsabilità. Nella pubblica amministrazione è necessaria l'etica, e da qui secondo noi Verdi parte tutto. E, logicamente, con un nuovo modello di sviluppo, con una nuova economia, anche con lavoro, la politica può fare questo, può diminuire quella criminalità che in molti casi è quasi necessaria, cioè quasi necessità, ecco. Se parliamo di micro criminalità. Volevo così fare una riflessione anche sulla base di quello che è stato detto. Credo che le regioni non abbiano una buona reputazione, non l'hanno, credo che in tutti gli anni in cui loro dal 1970 hanno accumulato una cattiva reputazione. Tra l'altro importanti uomini politici italiani come De Gasperi, che immaginavano che le regioni avrebbero fallito, si opponevano a che fossero istituite. Le regioni sono state una sorta di tassificio permanente, nel senso che hanno, tra l'altro, oltre che così a far aumentare la pressione fiscale fino a livelli assolutamente insostenibili, sono un po' la causa primaria del debito pubblico italiano, che per 30 anni è rimasto statico, fermo, per poi scoppiare, per poi esplodere dopo che le regioni sono entrate a regime. Quindi c'è stata il problema, diciamo, il vero vulcano che incombe sul paese, che può esplodere da un momento all'altro con risvolti anche di tipo greco, che è in gran parte da addebitare alle spese, agli sprechi delle regioni. In questi giorni sta per uscire un libro di Carlo Cottarelli, che è scritto stamattina, dal titolo La lista della spesa, in cui le regioni vengono messe sul banco degli imputati, sono i primi imputati, le regioni, del disastro dei conti pubblici italiani. E tra l'altro Cottarelli suggerisce una sorta di rasoio di Occam, ensia praeter necessitate non sunt multiplicante, bisogna tagliare il più possibile, altrimenti non saremo più poveri, saremo meno liberi, perché disporre di più soldi significa disporre di più libertà. Non è una questione solo materiale, è una questione anche immateriale, cioè poter fare un viaggio, poter leggere un libro. Avere più soldi significa tassare di più, significa comprimere la libertà. È un concetto di, credo, molto così semplice, che però vedo poco trattato. E siccome finora le regioni non solo si sono distinte nelle addizionali, ogni addizionale era in gran parte riconducibile alla volontà delle regioni di fare clientela, perché poi le regioni, bisogna dire, sono dei grandi centri clientelari con delle funzioni, con degli enti che hanno così, insomma, usato il denaro dei contribuenti in maniera molto molto spensierata, e uso così dei termini piuttosto eufemistici. Quante tasse metterete ora che diventerete? Perché questa è la domanda. Cominciamo dalla senatrice per il Bertone, visto che c'ha degli impegni e deve andare via. Al di là delle tasse, io invece tornerei proprio sul discorso del regionalismo e del fallimento del regionalismo. Io ho raccolto tutti gli atti parlamentari degli anni 68-70, quando dovevano essere poi attuate le regioni. La mia destra era assolutamente contraria a tutte quante le regioni, e oggi immagino che il Parlamento si debba impegnare fortemente per andare a ridisegnare la nostra Italia in termini istituzionali, in modo tale che si risponda di più alle esigenze dei cittadini e che si facciano meno sprechi. Quindi penso a un sistema delle macro regioni, o anche un ragionamento su quello che è l'indicazione dell'Istituto Geografico sulle 36 maxi province, ma comunque un ridisegno che non veda più queste 20 regioni altrettante fonti di sperpero. Oggi le tasse è chiaro che si mettono perché purtroppo da parte del governo nazionale, l'abbiamo detto in precedenza, si operano dei tagli orizzontali, verticali, trasversali, sempre dei tagli comunque alle regioni stesse, che nel frattempo hanno sperperato, e siccome le regioni hanno la loro autonomia, gli enti locali la loro autonomia, sono obbligati a mettere più tasse se vogliono dare servizi. Io fermerei il discorso delle tasse e cercherei di creare delle condizioni di sgravi invece fiscali per tutti quanti coloro che vogliono mettersi sul mercato, fare impresa, mantenendo innanzitutto i posti di lavoro e quindi cercando di crearne poi degli altri.
La Ricchi e poi Emiliano. Allora, noi ovviamente tutte le nostre proposte, anche quelle, le manovre economiche più corpose, penso al reddito di cittadinanza a livello parlamentare, no, di 17 miliardi di euro, siamo riusciti a proporlo senza alcuna tassazione, ma semplicemente tagliando le spese, tagliando gli sprechi, che sono appunto gli armamenti che vi dicevo prima, le pensioni d'oro, sono il riefficientamento dei costi se qualora insomma la pubblica amministrazione scegliesse di centralizzare i suoi acquisti in un unico centro, risparmierebbe in tutta Italia 5 miliardi, e questo è il nostro modus operandi e sarà questo anche in regione. Noi non aumenteremo le tasse, ma semplicemente prenderemo le risorse laddove vengono sprecate. Infatti siamo anche la forza politica che non solo non ha mai rubato nulla a tutti gli italiani, ma addirittura restituisce metà dei suoi stipendi, ha raccolto 12 milioni di euro in 2 anni, e così permetterà la riapertura di 209 imprese in Puglia grazie a un finanziamento fino a 35 mila euro. Lo facciamo anche in Sicilia, lo faremo anche in Puglia. In 2 anni in Sicilia hanno aperto 23 nuove imprese grazie ai soldi di consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle. I cittadini pagano la corruzione, questo è il problema. La corruzione che, come vi dicevo prima, ha delle cifre pesanti. Solo in Puglia nel 2013 30 milioni di euro, secondo il procuratore regionale della Corte dei Conti. Pagano anche, devo dire, dei meccanismi molto stringenti dell'Europa e dell'euro, per questo insomma noi abbiamo anche voluto... E più investimenti pubblici significa più corruzione. È un fatto che avviene dappertutto, cioè è paradossale, perché poi proporre si rischia il male, non deve essere la cura, e poi il male, poi noi tendiamo a trovare il male nella cura, è male quello. Ma dipende, noi quando investiamo in comune, quando investiamo in Parlamento, noi non portiamo corruzione, dipende molto da chi fa questi investimenti. La corruzione non è un fatto personale, è un fatto strutturale che va al di là delle singole. Perché Kant ha insegnato che l'uomo è un legno storto, quindi non c'è la possibilità di poter cambiare la natura umana dicendo che vanno gli onesti al posto dei disonesti. È una questione strutturale. Mi scusi, perché noi non siamo in nessuno scandalo? Non siamo in nessuno scandalo in tutta Italia. Mi fa un'ora, però bisogna creare le condizioni perché ciò non avvenga. Esatto. Ma il fatto che voi non abbiate vi fa sicuramente onore, ma questo non significa, un paese moderno si fonda sulle buone istituzioni, non sulle buone intenzioni. Le buone intenzioni sono figlie di una concezione etica dello Stato. Qui abbiamo anche giuristi, noi abbiamo bisogno di buone istituzioni, non di buone intenzioni. Andiamo avanti, perché dobbiamo sentire anche... Scusate, noi non siamo persone, dico questo e chiudo, noi non siamo persone convinte di essere migliori degli altri, proprio per questo ci diamo delle regole che ci permettono di non diventare peggio o uguali ai vecchi partiti, ecco. Le regole servono, noi suggeriamo le nostre regole. Emiliano. Ce l'abbiamo. Allora, no, voi siete del nostro. Abbiamo lo statuto e il non statuto. Lo dico chiaramente, la regione Puglia spende una valanga di 12-13 miliardi di euro, tutto compreso. Solo la sanità sono 7 miliardi e mezzo. Vi faccio, mi dice Scrittori che c'è anche di più, tutta la parte del welfare sociosanitario che aumenta ancora il budget. Vi faccio un esempio, il comune di Bari costa 540-550 milioni di euro l'anno, tutta la provincia di Bari, tutti i 41 comuni della provincia costeranno, diciamo, occhio e croce, meno di 1 miliardo di euro. Sullo stesso territorio, solo la ASL, quindi escluso il Policlinico o gli IRCS che sono sullo stesso territorio, spende 2 miliardi e 7. Cioè, è possibile che noi, corrisponda all'esperienza di ciascuno di noi, che noi spendiamo più per curarci che per amministrare le nostre città? È una cosa possibile? È evidente. Siamo che il sistema che è stato appioppato alle regioni è proprio organizzato in una maniera non più tollerabile con il sistema della nostra vita e della finanza pubblica. Bisogna trovare un altro modo che consenta a questo sistema di stare in piedi. Ci stiamo provando senza fare lezioni a nessuno, e credo per esempio che tornare a evitare che la sanità pubblica sia il mezzo principale per alcuni politici scadenti per affermarsi sia la ricetta fondamentale. Noi abbiamo bisogno di togliere dalla politica tutti quei soggetti che, scegliendo i direttori generali, i portantini, i primari, ancora stamattina ci sono altre nomine nella sanità, a Foggia, i direttori sanitari, perché chiaramente ci sono questa, ancora 3 giorni, in 3 giorni si possono fare un sacco di cose. Insomma, è un modello che ovviamente provoca
Avevo il... vado avanti, si sentiva. Si sentiva, no, okay. Non ho finito, scusatemi. Questo è un modello che non funziona. Quando ricostruiremo, perché va riprogettata, perché non è che nelle altre regioni, per quanto migliori della Puglia, noi siamo purtroppo siamo tutti allo stesso livello. Noi abbiamo bisogno di riprogettare il sistema e ho l'impressione che nessuno in Italia si preoccupi di riprogettare l'Italia. Molti parlano di cose del tutto, diciamo, eterodosse rispetto al concetto, che invece gli italiani, anche con la protesta di non andare a votare, ci chiedono di chiarire, ci chiedono di chiarire, ma voi come pensate di risolvere i nostri problemi? Ed è chiaro che aumentare progressivamente le tasse è un delirio, quindi noi ci impegniamo, ed è una dichiarazione seria per motivi diciamo che io insomma, penso di poter dire, che noi non intendiamo assolutamente neanche farci sfiorare dall'idea di aumentare le tasse, e dobbiamo trovare la maniera di ridurle, ovviamente ridurle soprattutto restituendo però parità di servizi, che è un'operazione non semplicissima e non è basata sulle chiacchiere, basato su un lavoro molto attento di rideterminazione dei fabbisogni, della misurazione delle performance e soprattutto del modo in cui investire il denaro per fare in modo che quei fabbisogni siano soddisfatti. Okay. E stiamo riprogettando l'intera organizzazione della Regione Puglia con l'aiuto dell'Università di Lecce. Rizzi velocissimamente, poi il professor Schittuni. Sì, il problema è che Emiliano dice che non aumenterà le tasse, sta di fatto che in questi 5 anni ci sono stati aumenti dell'IRPEF regionale, dell'accisa regionale sulla benzina, ci sono stati e in tutto questo con aumenti ci sono stati tagli pesantissimi alla sanità. Il discorso sanità service, che ha significato in una certa fase, come dire, una sorta di stabilizzazione dei precari, adesso assistiamo a un ulteriore, come dire, passaggio all'inverso, che è quello di privatizzazione dei servizi, come sta accadendo nella sanità service del Salento. E tra l'altro un'altra cosa importante da chiarire, alcuni stanno andando via per impegni irrevocabili, quindi Emiliano e Polibortone non continueranno. Il professor Schittulli, costi della regione, risparmi, tasse, veloci però, sì, perché non abbiamo ancora esaurito tutti i temi. Velocemente, si aspettando loro che uscisse. Comunque a parte tutto, sì. Dicevo, aumento di tassazione con questo governo che c'è stato di centrosinistra, quindi IRPEF, accise regionale, di contro tagli pesantissimi alla sanità, un progetto di sanità service che alla fine è quasi fallimentare, visto che adesso in alcune zone, tipo nel Salento, si sta tornando addirittura indietro con la privatizzazione del servizio informatico, ad esempio, e ci sono dei lavoratori in sciopero che manifestano, lavoratori legati tra l'altro al sindacato di base USB. In questo poi tutto questo si unisce a, diceva il direttore, alla questione anche del, come dire, del debito, però dobbiamo intenderci che cosa è nei fatti il debito pubblico, perché se il governo nazionale finanzia per 7 miliardi e mezzo di euro le banche, è chiaro che quello significa anche debito. Se si pagano le casse integrazioni e le paga lo Stato, perché le aziende, le multinazionali, spesso molte aziende ne approfittano anche, è chiaro che quello è anche, come dire, la crescita anche del debito. Allora il debito l'ha fatto evidentemente qualcuno, noi ne stiamo pagando le conseguenze, e io credo che la lotta fondamentale sia quella di difendere il sistema sanitario pubblico, e ovvio contro anche abusi e sprechi, perché ne abbiamo viste di cotte e di crude con scandali giudiziari impressionanti che hanno riguardato proprio la sanità, però tenendo alla base fondamentale il concetto della difesa della sanità pubblica, perché il debito fatto per banche, imprese e multinazionali non lo devono pagare i cittadini. Okay. Questo è scritto. Ma io concordo pienamente con l'analisi del direttore su questo tassificio permanente e crescente, anche perché dal 2006 ad oggi noi abbiamo pagato i tassi, i pugliesi, in più rispetto a tutte le altre regioni, 2 miliardi 366 milioni in più, e mi chiedo quali siano stati i servizi. Io da Presidente della Regione istituirò un assessorato che non è soltanto assessore al bilancio ma anche alla spending review,
con un compito specifico inerente ai tagli degli sprechi della regione ad ogni livello. Voi sapete che non c'è neppure una partecipata della regione Puglia con bilancio positivo. Li avete esaminati i bilanci o li avete visti così? Non ce n'è una partecipata che abbia una positività. L'acquedotto non è, perché l'acquedotto ci sono due società a fianco all'acquedotto, calma, sono due società che fanno innalzare i bilanci dell'acquedotto, ma loro sono sotto e quindi la regione che interviene. Per quanto mi riguarda, nel mio programma del resto vi è un impegno ben preciso di detassazione, soprattutto nei confronti delle piccole e medie imprese e delle aziende. Io però promuoverei anche una revisione regionale. La revisione regionale significa, è possibile mai che noi dobbiamo avere 5 regioni a statuto speciale? Giustificabile negli anni 60, ma non certamente oggi. 5 regioni significa un quarto delle nostre regioni a statuto speciale, con dei benefit che ricadono negativamente sulle altre regioni. Non solo, ma io sono, visto che hanno abolito le province, disastro, io sono invece per un accorpamento delle regioni e la costituzione quindi di macro regioni. Sentiamo allora l'ultima opinione di Marigio e Rossi. No, io penso che si sta giocando su queste questioni una partita che in realtà riguarda la democrazia, cioè è stato detto chiudiamo le province, dopodiché si passa a chiudere le regioni e alla fine che cosa ci rimane? Ci rimane l'uomo solo al comando, in questo caso Renzi, che vuole fare anche, ricordo la sua ultima battuta, il sindacato unico e quindi può decidere per tutti. Io penso che la quelle per esempio secondo me non servono. Allora io penso che andrebbe affrontata pienamente la questione della democrazia e come i cittadini di un territorio possono autodeterminarsi. Poi la risolviamo, saranno meglio le province, saranno meglio le regioni, di certo abbiamo bisogno di corpi intermedi fra lo Stato centrale e il territorio. Questo mi sembra assolutamente indispensabile. Sulla questione tasse io sono d'accordo invece che bisogna ridurre gli sprechi, bisogna ridurre anche la corruzione, perché lei ha citato, direttore, ha citato Kant. Ecco, è vero, l'uomo è fisiologico, però l'Italia è patologica, cioè Kant in Germania non ha i livelli di corruzione, diciamo, che ci sono in Italia, per cui evidentemente abbiamo un problema Italia rispetto alla corruzione, rispetto ad altri paesi europei. Allora, questo è un tema centrale, il rapporto fra la politica e gli affari, io lo ritengo fondamentale per poter cambiare l'Italia, cioè se no continuiamo a raccontarci tante storie e storielle e vediamo che se si realizza il MOSE, l'Expo o se si parla di accoglienza di migranti e via discorrendo, abbiamo sempre un intreccio e un elemento corruttivo. Questo è un nodo che va sciolto ed è fondamentale, perché parliamo, oltre che del rispetto delle persone e dei fondi pubblici, parliamo anche evidentemente di tasse e di soldi che dovrebbero essere destinati invece a dare risposte ai cittadini. Sì. Logicamente noi come Verdi abbiamo una visione un po' particolare della politica e noi amiamo sempre dire quel piglio ecologista e quindi anche nuovi stili di vita. E io lo dico sempre, la nostra è quasi, diciamo, una rivoluzione per creare una rivoluzione per infondere una cultura ecologista che significa anche nuovi stili di vita e quindi meno sprechi, logicamente le tasse noi non siamo per aumentarle, anche perché dove governiamo, citava prima la regione studi speciali, in Trentino per esempio, vabbè, comunque una regione studi speciali, benefit non so se ce ne siano o meno, noi governiamo in Trentino, c'è un nuovo modo di fare politica, nuovi stili di vita, benessere soprattutto perché c'è lavoro e governano i Verdi in quella regione. Proprio le ultime elezioni hanno avuto il 23%. Logicamente non siamo per gli sprechi, ma tutto il programma che parte appunto dalla sanità, dall'economia, dall'ambiente, del territorio, eccetera, noi parliamo di taglio degli sprechi in un certo senso.
che non significa poi comunque, come dicevo qualcuno prima, taglio della, della, quel taglio anche della politica che non sia taglio della democrazia, come è successo con le province, secondo mio avviso. A me è successo questo, non c'è più democrazia perché comunque le province esistono. Non è che diciamo ci sono più compensi ai consiglieri provinciali ed è tutto finito là. Purtroppo adesso le varie autorizzazioni che le province hanno generano sprechi non differenti, perché non è più la politica che dà autorizzazioni, ma sono singoli funzionari che danno autorizzazioni. È il caso per esempio di depuratori che abbiamo noi, delle autorizzazioni dei depuratori che noi abbiamo disseminati, abbiamo nel nostro, sul nostro territorio, e che non e generano sprechi anche quelli. Bene, credo che si possa concludere qui questo forum. Sono venute fuori delle posizioni logicamente diverse, però tutte chiaramente riconducibili a una visione particolare del futuro della regione. Noi ci auguriamo soltanto, come giornale, come anche come sito che ha una sua TV e intende seguire tutto quello che avverrà dopo le elezioni, quindi tutta la fase iniziale, poi quella successiva di così attuazione dei vari programmi, chiaramente da parte di chi sarà il vincitore. Vogliamo ribadire il nostro ruolo di controllo. Credo che un giornale non debba sostituirsi, però debba così fare una sorta di essere una sorta di sindacato di territorio, in modo da controllare quello che il principe di turno riesce a fare o a non fare, stimolarlo, incalzarlo. Noi abbiamo in questi anni ci siamo distinti per la battaglia, se ci fosse stato il tempo ne avremmo anche discusso, per l'ammodernamento della situazione ferroviaria sulla dorsale adriatica. Credo che abbiamo anche ottenuto qualche risultato sostituendoci involontariamente al ruolo e alla funzione della classe politica. Se qualcosa si è mosso, se qualche finanziamento da parte del CIPE è stato disposto immodestamente, credo che vada riconosciuto qualche merito alla nostra testata, e vogliamo avere questo rapporto con chi sarà il futuro presidente, con chi farà parte della classe dirigente. Ci auguriamo soltanto che la classe dirigente sia una classe dirigente all'altezza di una regione che è diversa dal resto delle regioni del sud, sicuramente più attiva, più propositiva, più dinamica, e una classe dirigente inferiore sarebbe una vera iattura, perché la questione della classe dirigente è la questione che ha accompagnato la storia dell'Italia a partire dalla sua unità nazionale, 1861. Se i risultati non sono stati pari alle attese, cioè dipeso dal fatto che le classi dirigenti dappertutto, non soltanto nel Mezzogiorno, non sono state all'altezza del compito. Quindi non possiamo fare altro che augurarci questa svolta, questo segno di discontinuità, ribadendo che il nostro ruolo sarà quello appunto di essere un po' controllori, sindacalisti del territorio, per chi ci legge, per chi ci ascolta e per chi ci segue. Grazie. Grazie.